A tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e vi presento la nostra video recensione dell'Asus Transformer Prime con Android Ice Cream Sandwich. Andiamo a vedere i contenuti della confezione, è il mio personale device, quindi scusate se magari la confezione non è perfetta. È diverse settimane che lo provo, quindi gli posso già dare un ottimo giudizio approfondito. Allora, aprendo la confezione troviamo questo box di carta con i vari manuali per l'utente e il certificato di garanzia. Poi dentro questa plastica c'era, io l'ho già tolta, un panno in microfibra per pulire sia la cover posteriore del tablet sia il display. Caricabatterie condiviso, che condivide il cavo USB con il connettore da 30 pin. Per il resto non troviamo nient'altro. Avrebbe fatto comodo una custodia, ma purtroppo questa andrà comprata a parte. Ci accontentiamo del panno in microfibra che di solito non troviamo neanche. Questo è il tablet che andiamo a vedere adesso successivamente, e questa è la dock tastiera con batteria. Allora, questo è il corpo del tablet, andiamo ad analizzare un attimo le dimensioni. Tablet piuttosto contenuto come spessore, abbiamo 8,3 mm di spessore nella parte più ampia, ovvero al centro. Poi abbiamo un peso di circa 6 etti, un po' meno, siamo sui 580 grammi, un'altezza di 26 mm, una larghezza di 26 cm, scusate, una larghezza di 18 cm e una profondità, come detto, uno spessore di 8,3 mm. Display da 10,1 pollici. E nel mentre vado a prendere anche l'altro pezzo pregiato che troviamo nella confezione. Il Prime è stato venduto inizialmente in Italia solo in bundle con la tastiera, ora si può trovare tramite qualche store tipo MediaWorld anche in versione solo tablet. Questa è la tastiera, compatibile comunque il Prime anche con la vecchia tastiera del Transformer normale, anche se questa tastiera è stata modificata sia con uno spessore più piccolo, con le porte USB posizionate in maniera migliore, sia con un feedback dei tasti assolutamente migliorato e un touchpad allargato. Molto robusto, materiali di prima qualità, veramente tutti metallici o simil metallo, robustezza garantita. Purtroppo questa robustezza si paga con un peso che, con attaccando il tablet alla dock, arriva quasi al chilo. Purtroppo è un peso non contenuto, ma se ne fa volentieri a meno grazie alla sua eleganza, al suo colore, eccetera eccetera. Allora, andiamo ad analizzare i lati e le connessioni. Sulla sinistra troviamo lo slot per la micro SD, la mini HDMI e il bilanciere del volume. In alto troviamo il tasto di blocco sblocco del tablet e di accensione. A destra il jack, scusate ma fare entrare il tablet nel campo visivo della telecamera è difficile. Allora, troviamo il jack da 3,5. Nella parte inferiore troviamo queste due fessure per incastrare la dock del tablet e il connettore da 30 pin. Posteriormente, oltre il logo Asus,
troviamo la fotocamera con flash LED da 8 megapixel, strano vederla una fotocamera così performante su un tablet, mentre abbiamo una fotocamera meno performante da 1.3 megapixel nella parte anteriore. Adesso andiamo ad analizzare l'hardware di questo bel dispositivo. Allora, il Prime ha un display, come detto, da 10.1 pollici per una risoluzione di 1280x800 pixel, vetro Gorilla Glass. Se guardato a una certa angolazione, però, si vedranno una particolare rete di puntini bianchi, adesso è difficile da farvi vedere, sul vetro, sul display più che altro, una cosa impercettibile, ma dopo un po' di giorni me ne sono accorto. Vetro che purtroppo rilascia, non è esente dalle ditate, come potete vedere ne si lascia in gran quantità, si pulisce però molto bene sia col panno in microfibra integrato sia con il panno, altri panni che potete avere voi. Abbiamo come struttura dell'hardware basata su Nvidia Tegra 3 da 1.5 GHz e abbiamo RAM da 1 GB. Abbiamo inoltre la scelta tra 32 GB di storage interno o 64. Questa è la versione da 32 GB, non ha il GPS, abbiamo solo il Wi-Fi. Abbiamo il GPS, abbiamo anche il Wi-Fi, non abbiamo la rete cellulare. Questo perché non ha il modulo telefonico, non ha neanche la possibilità di poter attaccarci una SIM. Inoltre abbiamo registrato il problema del GPS anche sul mio tablet, purtroppo il GPS prende poco, c'è la possibilità di ordinare la periferica aggiuntiva da attaccare nella parte sottostante del tablet per migliorarne l'aggancio dei satelliti. Io la ritengo una cosa abbastanza inutile perché non uso il GPS sul tablet, inoltre lo uso quasi sempre attaccato alla sua dock, quindi non potrei comunque attaccarli tutte e due insieme, quindi mi risulta inutile questa aggiunta. Purtroppo è una mancanza, non lo nego, però comunque su un tablet è una mancanza che non inficia l'esperienza. Un'altra cosa, abbiamo la doppia batteria, batteria nel tablet e batteria nella dock. Questa è una di quelle caratteristiche che fanno propendere, almeno a me hanno proteso all'acquisto di questa soluzione, perché necessito di ore e ore di autonomia in viaggio, anche per guardare film, per lavoro, eccetera eccetera, quindi questo è uno dei dispositivi con maggiore autonomia che esiste sul mercato. Questo Transformer Prime ha Android Ice Cream Sandwich. Andiamo a vedere insieme la versione. Allora, versione di Android 4.0.3, ultima versione, ultimo firmware rilasciato su questo dispositivo in Italia. L'interfaccia non è stata troppo rivoluzionata da Asus, ha aggiunto diversi servizi, servizi come Aldico per leggere i libri, io ormai utilizzo Google Books per leggerli, quindi ormai non lo uso più. Abbiamo anche la Tegra Zone che ci consente di avere un hub centrale con i giochi ottimizzati per questa piattaforma. Abbiamo anche altri servizi come Web Storage oppure Zinio e inoltre abbiamo anche SuperNote che ci consente di prendere degli appunti stile Notepad. Sinceramente io la uso poco, preferisco scrivere un documento. La vera personalizzazione sta appunto nel fatto dell'ottimizzazione del firmware per la modalità diciamo netbook. Io la definisco quasi più notebook perché in alcune cose
Android si dimostra addirittura superiore ad un netbook. Sarà difficile mostrarvi in questa disposizione hardware l'intero dispositivo, poiché misura occupa gran parte del display. Come potete vedere, adesso provo a zoomare, qua abbiamo la batteria della dock che sta caricando la batteria del tablet. Questo ci consente di arrivare a un teorico 18 ore di autonomia. Sinceramente 18 ore di autonomia non si raggiungono, a meno che voi non lo lasciate lì acceso a non fare niente per 18 ore. Inoltre possiamo vedere in questa barra di sistema, in cui abbiamo le tre modalità del tablet. Abbiamo la modalità risparmio energetico, la modalità bilanciata e la modalità normale, che ci consente di utilizzare a pieno regime l'hardware e il software del tablet. Visto che questo è un tablet molto particolare, direi di vedere un po' come funziona la dock. Come potete vedere, se uso il touchpad, qua, non so se la riuscite a vedere, ho anche una freccina che mi indica l'operazione che sto facendo. Magari adesso la vedete meglio. Io nel mentre lo uso col touchpad, doppio tap e posso spostarmi, oppure doppio tap e posso aprire una applicazione. Apro il menu delle applicazioni e andiamo magari ad aprire un determinato gioco. Direi di aprire Shadowgun THD, significa che appunto ottimizzato per i dispositivi Tegra. Andiamo ad aprirlo, vi stacco la dock che può essere staccata al volo, diciamo, e andiamo a scoprire la grafica che ci consente questo questo chip Tegra 3. Scusate, ma deve caricare. Eccoci qua. Purtroppo non è la cosa più facile del mondo giocare davanti a una telecamera. Faccio vedere un secondo. Ok. Morirò a breve, infatti era giusto per farvi vedere la qualità grafica che ci consente l'ottimizzazione con Tegra 3. Andrei a vedere inoltre l'editor di testi, rimetto la dock, ho creato una cartella apposta di editor. Allora, trovate preinstallato Polaris, io uso anche frequentemente Kingsoft Office, che è gratuito sul market, sul vecchio market, scusate, a volte ancora un déjà vu, che è gratuito sul Google Play. Trovate anche la nostra recensione sul blog. Creiamo un nuovo documento, blank Word, ok. Potete vedere, si scrive perfettamente. Purtroppo gli editor hanno ancora qualche limitazione, non tanto in Word, ma più che altro in Excel, più che altro a gestire le formule, copia e incolla, c'è ancora qualche limite. La dock, inoltre, vi zoomo sui tasti, presenta delle tasti funzione che ci consentono di controllare la musica direttamente dalla tastiera, alzare o abbassare il volume, bloccare il dispositivo, sbloccarlo, scherzavo, solo bloccarlo,
andare nelle impostazioni, aprire browser web, eccetera eccetera, attivare il Bluetooth perché il dispositivo ha anche Bluetooth, o spegnere il Wi-Fi. Tastiera italiana, troviamo la disposizione tasti classica che siamo abituati a trovare sui nostri computer. Unica cosa che ho notato, il pannello LCD del Prime è un po' lento, infatti come potete vedere il refresh del video viene visto anche dalla telecamera che registra a una velocità analoga. Troviamo anche alcuni widget personalizzati, abbiamo qua un task manager per chiudere le applicazioni, inoltre i widget raggiungibili dal menu delle applicazioni, abbiamo Asus Battery, molto carino, che ci fa vedere praticamente le batterie come sono suddivise a seconda della carica. Adesso noi abbiamo 0% sulla tastiera e 65% sulla batteria del tablet. Adesso andiamo a vedere un attimo il lato multimediale, molto interessante pur parlando di un tablet Android. Allora, questo tablet Android presenta una fotocamera da ben 8 megapixel, veramente tanto per un tablet. Io sinceramente lo uso poco per fare foto a vari soggetti, perché è difficile, comunque è scomodo portarsi dietro un tablet per fare una fotografia. Può capitare magari se si ha solo dietro il Prime, naturalmente preferisco o un dispositivo dedicato come una fotocamera o appunto il Galaxy Nexus mio personale. Abbiamo l'autofocus, focus a zona, possiamo impostare una zona e fare la fotografia. Foto che vengono molto bene, soprattutto anche le macro. Apriamo la galleria, come potete vedere abbiamo una definizione ottima. Adesso vi volevo far vedere anche il lettore multimediale, cioè il lettore di video e di musica. Andiamo ad aprire la nostra cartella di test su Dropbox, Nexus Lab, test, Shakira, rabbiosa. Prima di aprirlo però vi volevo far vedere dove è posizionata la cassa mono del Transformer Prime, uno dei più grandi difetti di questo tablet. Infatti la cassa, oltre a essere mono, è posizionata tutta sulla destra e quindi ci consente un ascolto non omogeneo. Già fosse stata in basso la cassa ci avrebbe consentito, seppur mono, ci avrebbe consentito una fruizione dell'audio migliore. Posizionata tutta a destra invece, oltre a essere con un volume abbastanza basso, non ci consente una fruizione dei due canali pari a zero. Andiamo ad aprire Shakira, scarica la canzone un attimo dal server di Dropbox. Allora, l'audio è pulito, assolutamente, un po' basso, io infatti ho installato volume più dal Google Play Store, volume più che usavo anche sul Galaxy Nexus, quindi me lo sono ritrovato. C'è la versione sia free che a pagamento. Chi invece non utilizza volume più si troverà con un audio un po' debole, forse contraddistinto appunto dalla cassa metallica posteriore del Prime, che ne strozza un po' la potenza. Andiamo a vedere un video in Full HD, proviamo ad aprirlo con il video player di sistema, video in MP4, speriamo che la nostra connessione ci assista.
se ci impiega troppo, magari apriamo qualcosa di un po' più leggero. Vi confermo che funziona perfettamente il lettore video con film in MP4. Peggy Ok, 16. ci siamo. Purtroppo la nostra connessione è un po' scadente, andiamo magari su un AVI più leggero. AVI che non può essere riprodotto con il lettore preinstallato nel sistema. Noi usiamo MX Player. Ecco, MX Player dovrebbe andare tutto. Scusate, abbiamo un problema anche con MX. Proviamo Dice. Probabilmente abbiamo dei problemi un attimo alla connessione. Faccio vedere. Questo qua sono sicuro che si vede, scusate il disguido. Andiamo un po' avanti. Come potete vedere, si vede molto molto bene. Ultime cose, parlando dell'appunto longevità della batteria, due batterie. Io con un uso intenso solo della batteria presente nel tablet non arrivo a fine giornata, faccio massimo 7 ore. Invece con anche la batteria presente nel Prime posso arrivare anche a 11-12 ore. Questa forse è la potenzialità migliore del Prime. Andiamo a provare per ultima cosa il browser web che purtroppo non è veloce come uno si aspetterebbe. Andiamo su yahoo.it, così vediamo anche la tastiera touch, tastiera piuttosto classica, non abbiamo grandi personalizzazioni. Come potete vedere, il browser fin qui sembra abbastanza veloce, ma in alcuni momenti, soprattutto con tante animazioni flash, abbiamo trovato delle difficoltà. Molti dicono che la colpa di questa lentezza o di questo lag sia dovuta più che altro alla poca ottimizzazione del Tegra 3. Io sinceramente anche la penso nel medesimo modo, perché la potenza c'è, ma l'ottimizzazione è ancora poco. Poca. Andiamo su Nexus Lab. Magari usiamo un altro browser web che non usa il flash. Andiamo su Chrome. Eccoci qua, richiediamo la versione desktop e andiamo a navigare. Potete vedere una velocità del browser media, non eccellente, anche con Chrome, che è uno dei migliori browser per Android Ice Cream Sandwich. Apriamo un articolo. Ok, aspettiamo.
aspettiamo che carichi tutto. Ok. Che dire, per concludere, un tablet ottimo che ci consente di avere un dispositivo sia votato al lavoro, perché comunque io lo utilizzo anche per lavorare, per montare video, per editare qualche documento Word, evito gli Excel perché troppo complessi. Touchpad ottimo, preciso, che comunque deve essere ottimizzato ancora un po' per la interfaccia Android che preferisce il tocco del dito. Tegra 3, che sui giochi fa veramente bene il suo lavoro, ma col browser web non soddisfa quanto dovrebbe. Altre cose che ho gradito di questo tablet: la costruzione, veramente fatto bene. Non c'è secondo me un dispositivo Android con questa qualità costruttiva. Qualità costruttiva e materiali che però fanno sì che il peso aumenti considerevolmente. Un difetto che a me dà un po' noia è la presenza di questa cassa tutta a destra con un volume abbastanza basso che non ho gradito. Comunque per 500-600 euro avrei preferito due casse stereo come fa Samsung sui suoi tab. Se avete domande inerenti al tablet potete usare i commenti sul blog Nexus Lab e io vi risponderò nel più breve tempo possibile. Un saluto da Alessandro per Nexus Lab.